il violinista e la vedova, due protagonisti di questa storia che si incontrano e nasce qualcosa legato ad un vero protagonista, il violino, un violino che ci accompagnerà nel corso di questo viaggio, un viaggio sorprendente, ma come sempre assolutamente vero. Tutto nasce da un sogno ricorrente che fa la signora, dove il marito le dice: bisogna donare questo violino, un violino importante, un violino che scopriremo nel tempo. Bene, bisogna donarlo ad un grande violinista. La ricerca comincia. Una sera, dopo un concerto, mi si avvicina una signora e mi dice che vuol farmi vedere un violino e mi lascia un biglietto da visita se per favore il giorno dopo posso andare da lei. La mattina dopo si sveglia, ripensa a quanto accaduto e decide di andare a questo appuntamento. Questa donna gli farà un regalo che cambierà la sua vita. Era il 1996. Così quel giorno io sono tornato a casa con questo violino dato da una famiglia che assolutamente non conoscevo. Non conoscevo né il marito, non conoscevo né lei, quindi aveva qualcosa di strano. Sono andato dal mio liutaio, gli ho fatto vedere lo strumento dicendogli di montarlo e lui è rimasto impressionato. Subito mi ha detto: ma dove l'hai preso? Cosa hai fatto? Perché pensava che fosse una cosa veramente strana, no? Il fatto che io potessi avere questo strumento. Infatti lo era. Era uno Stradivari rarissimo del 1721. Appartenuto a numerosi violinisti, il più famoso Jean-Marie Leclerc, che gli aveva dato anche il nome. Era conosciuto come lo Stradivari Leclerc, ma aveva anche un altro nome, Lenoir, il nero. Perché? Uno dei soprannomi che questo violino si è portato dietro nel tempo è stato la voce dell'angelo, perché la sua musica era celestiale, unica, splendida, eppure non suonava più. In gergo tecnico non si apriva più. C'era qualcosa che gli mancava per troppi anni. Non aveva suonato per troppi anni. La musica era rimasta lontana da lui. Io ero un po' disperato e anche un po' preoccupato e quindi avevo già quasi pensato di restituirglielo. Ma un giorno, esattamente dopo 5 anni che io lo suonavo, lui una mattina si è riaperto totalmente e come ho appoggiato l'arco sulle corde, veramente ho sentito qualcosa di magico, veramente un suono che correva e un suono finalmente cristallino come doveva avere veramente lui. Un giorno prima, solo 24 ore prima, dopo 5 anni, il violino si è aperto. Ha ricominciato a suonare, ha cominciato di nuovo a far sentire quella voce dell'angelo. 24 ore prima del concerto che Guido Rimonda avrebbe fatto di fronte alla donna che glielo aveva donato. Bella coincidenza, no? Bene, ma adesso dobbiamo fare un salto indietro nel tempo, perché questa storia continua in maniera inesorabile verso un finale realmente a sorpresa, un finale che chissà, forse qualche francese non apprezzerà. Anzi, a proposito di Francia, andiamo proprio in Francia. Siamo intorno al 1700, perché dobbiamo parlare di un fatto di sangue. Jean-Marie Leclerc. Abbiamo già detto che questo è il nome che fu dato allo Stradivari, oggi posseduto dal maestro Guido Rimonda, in onore del violinista più famoso ad averlo suonato. Leclerc fu un grande virtuoso del Settecento, considerato il più grande virtuoso francese. Ma fu anche un uomo strano, oscuro, come il suo violino. Jean-Marie Leclerc ha vissuto rinchiuso nella sua casa fortezza di Parigi l'ultimo periodo della sua esistenza, tormentato da malattie immaginarie. Era solo con il suo violino prezioso, lo Stradivari acquistato in un viaggio in Italia, che suonava tutto il giorno e tutta la notte, in un rapporto di simbiosi assoluta, un rapporto malato.
Gli unici contatti con il mondo esterno erano indiretti, attraverso il cibo che gli veniva lasciato. Ma una notte questa magica solitudine fu spezzata. Leclerc non era più solo, un nemico si era intromesso tra lui e il suo violino, un nemico in carne ed ossa, armato di un coltello. Leclerc era morto, assassinato, pugnalato alla schiena. Chi può averlo ucciso? Un parente? Un musicista rivale? Fatto è che in questo momento drammatico Leclerc fa un gesto d'amore nei confronti del suo violino. Cerca di prenderlo nell'ultimo anelito di vita che ancora lo accompagnava. Un gesto che rimarrà così, fermo nel tempo per molti giorni, circa 2 mesi, sì, perché la sua vita così appartata lo aveva estraniato dalla società e quindi prima che i gendarmi entrassero dentro questo appartamento sono passati dei mesi. La sua mano appoggiata sullo strumento per molto tempo lascerà un segno indelebile per sempre su quel legno. Il violino è ormai orfano. Non c'è più l'uomo che tanto lo ha amato, ma la sua storia continuerà. Continuerà fino ai nostri giorni. Dopo l'omicidio, questo Stradivari passò di mano in mano, da un violinista a un altro, portando sempre con sé questa impronta, questa parte più scura, anche per questo fu chiamato Lenoir, l'impronta di Leclerc, che lo aveva tenuto addosso, lo aveva tenuto vicino a sé e in 2 mesi il corpo si era decomposto, aveva corroso una parte del violino, rendendo molto più sottile il legno nel punto del contatto. Nel Novecento, invece, questo violino arrivò a degli antiquari, dei collezionisti, e da quel momento non suonò più. Voi sapete quanto un violino debba suonare per riuscire a mantenere viva l'essenza al suo interno, mentre questo violino lentamente si è spento, finché un giorno non ha incontrato un altro grande violinista. E da lì un'avventura che viviamo insieme. Ricorda molto la voce umana e lo stesso anche la sua vernice ricorda un po' la pelle, quindi insomma è veramente una grande opera d'arte. Quando giro col violino nell'astuccio io sento che comunque delle vibrazioni, magari e percepisco qualche cosa. Eh sì, possiamo dire che il maestro Rimonda sia stato un po' un predestinato, perché